Secondo successo consecutivo per la Fidelis Sandria che dopo la pirotecnica, vittoria nel derby contro il Brindisi, si espugna con merito lo stadio Guariglia battendo con un netto 3-0 l'Agropoli. Gara a senso unico, quella andata in scena in terra campana dove la squadra di Favarini impone il proprio ritmo e regola con poca fatica la giovanissima squadra di casa. Il tecnico pisano si affida al 3-5-2 con il corposo centrocampo composto da Dallabona, Montemurro e Petruccelli. In avanti la coppia composta da Palazzo e Banegas, panchina per l'acciaccato Cristaldi. Mister Ferrazzoli schiera il collaudato 4-3-3 con il tridente formato da Bonocore, Tinè e Cozzolino. Ritmi subito elevati e Fidelis che trova il vantaggio dopo appena 6 minuti. Lancio di Dallabona per Palazzo che tutto solo spara addosso a Sanchez. Sulla respinta l'attaccante andriese serve Petruccelli che apporta sguarnita in sacca per la gioia dei circa 70 supporters andriesi giunti in terra campana. L'Agropoli colpito a freddo prova a reagire al 15° con una punizione calciata da Cunzo sull'out di destra. Uscita di Segantini e sfera che si spegne fuori senza che nessun attaccante campano riesca ad intervenire. Al 17° nuova incursione andriese con Palazzo che scatta sul filo del fuorigioco, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. La Fidelis è più in palla e domina la scena. Al 23° bella azione corale, conclusione dal limite di Dallabona, Sanchez blocca in due tempi. Al 32° sugli sviluppi di un corner battuto da Zingaro, Di Filippo viene anticipato al momento della battuta a rete. Al 39° spunto di un ispirato Banegas dopo un ottimo scambio sulla destra, la conclusione dal limite della punta argentina trova l'ottima opposizione di Sanchez che si rifugia in angolo. Al 44° ottimo fraseggio tra Della Corte e Banegas, poi sfera sui piedi di Palazzo che da buona posizione non trova lo specchio della porta. Si va a riposo con la Fidelis avanti con merito. Nella ripresa parte forte l'Agropoli con la punizione al 47° di Acunso e il colpo di testa di Bonfini che termina a lato, ma al 52° arriva il raddoppio della squadra di Favarin. Sgambati perde un pallone sanguinoso in aria, Banegas lo recupera e con un preciso raso terra supera Sanchez per lo 0-2. Gara in discesa per la Fidelis e al 58° è sempre Banegas a creare scompiglio nella difesa di casa e a servire sulla sinistra Della Corte che calcia la mira, però è da dimenticare. La reazione dei campani è timida, ci prova Alvaro al 63° a scuotere i suoi con un sinistro a giro, ma la sfera termina abbondantemente al lato. Tanti i cambi a metà frazione con i ritmi che si abbassano a vantaggio dell'Andria, brava a gestire il doppio vantaggio con Segantini praticamente inoperoso. All'87° arriva anche il tris per i biancoazzurri, punizione dai 18 metri calciata da Dallabona. Sanchez respinge corto e sul pallone si fionda Tedesco che realizza la sua prima rete con la maglia della Fidelis. 0-3 e nuova possibilità da calcio piazzato per Dallabona. Sanchez respinge ma non c'è nessun attaccante andriese, questa volta in agguato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che consegna altri 3 punti pesantissimi per la Fidelis. È festa sotto il settore ospiti per l'aggancio alla zona playoff. Domenica prossima, con la speranza di poter tornare al degli Ulivi, il team di Favarin ospiterà il Grumentum.